Come capire l'inglese? Oggi vi darò la risposta che state cercando da moltissimi anni, da moltissimo tempo e che ancora nessuno vi ha dato. Quindi se sei frustrato, se ancora non capisci l'inglese, se ogni volta che io per esempio ti dico nei miei video di YouTube, ma anche su Facebook, ma anche attraverso le email che invio settimanalmente, ti dico di guardare i video in inglese con i sottotitoli, di ascoltare i podcast, ascoltare la radio in inglese, eccetera, eccetera, eccetera. E ancora tu, per esempio, nelle mail, nel messaggio che ho ricevuto questa mattina di questa persona che lei questa diciamo una signora, che non riesce a capire l'inglese. Ma io ho risposto. Cioè, tu come fai a capire l'inglese se non ascolti l'inglese, se non utilizzi risorse in inglese? Questo è il paradosso dell'apprendimento. Cioè, tu come fai a capire un film in inglese? Devi guardare i film in inglese, così poi puoi capire i film in inglese. Ma se tu non guardi i film in inglese non li capirai mai. Cioè, non so se riuscite a capire. Cioè, non arriverà mai quel giorno in cui voi sarete in grado di capire i film in inglese se non guardate i film in inglese. È come dire, ma io non voglio andare, non voglio salire su una bicicletta, non sono capace a pedalare. Ma tu per diventare bravo ad andare in bicicletta devi salire sulla bicicletta e pedalare. Cioè, non arriverà mai il giorno in cui sarai bravo ad andare in bicicletta se in bicicletta non ci vai mai, se non ci provi neanche, se non ti impegni, se non pratichi ogni giorno, se non applichi la ripetizione ogni giorno. Cioè, non so se riesco a spiegarmi in questo senso. Adesso cercherò di fare degli esempi per capire questo concetto, che non è altro che il paradosso dell'apprendimento. Quindi, come capire l'inglese? Semplicemente dovete ascoltare l'inglese in modo ripetuto ogni giorno, utilizzando video, utilizzando podcast, utilizzando risorse audiovisive, ok? Potete trovarne tantissime su YouTube, tantissime su altre piattaforme, utilizzando internet avete a disposizione milioni di risorse e semplicemente voi dovete incominciare ad ascoltare queste risorse. Ovviamente ci sono delle tecniche specifiche, per esempio utilizzare i sottotitoli, tradurre i vocaboli che non sapete, capire, memorizzare quali sono i pattern linguistici, quindi i modelli, le formule linguistiche, ok? Ci sono dei diversi metodi, però in generale dovete fare questo e dovete mettervi in testa che anche se non siete capaci, cioè non è che non siete capaci, dovete diventare capaci, anche se avete difficoltà, anche se non capite l'inglese, dovete cominciare ad ascoltarlo, All'inizio potrebbe essere difficile, però con il tempo e con la pratica quotidiana, se avete capito i miei ragionamenti che vi ho fatto prima, anche voi diventerete capaci. Capire la lingua inglese è un'abilità che chiunque può sviluppare attraverso l'allenamento. È esattamente come andare in bicicletta. Cioè, se io adesso voglio andare in bicicletta, devo mettermi lì ogni giorno a pedalare un'ora al giorno e così divento bravo. Cioè, è così che divento bravo ad andare in bicicletta. Non esiste alternativa, non c'è nient'altro che posso fare. Non esiste la formula magica che mi dà, che mi può consegnare il Signore Onnipotente, che mi dica sì, ok, tu da oggi sei capace di andare in bicicletta. Non esiste, ogni giorno devo mettermi lì e pedalare, faticare, capire, eccetera, eccetera. Ok? Se io per esempio vivo qui alle Canarie, ok? Io vedo ogni giorno tantissimi surfisti, persone che con la tavola da surf proprio corrono in spiaggia, vanno, cavalcano le onde e io sono lì e dico, cavolo, come fanno questi qui a cavalcare le onde che io faccio fatica a nuotare? Semplicemente perché lui, per questa persona, ogni giorno da quando ha 5 anni va al mare con la sua tavola da surf e sta lì con le onde e cavalca le onde tutti i giorni. Ogni giorno con la ripetizione, facendo quell'azione, boom, dopo un po', dopo qualche mese, dopo qualche anno è diventato capace. La stessa cosa nella lingua inglese. Quindi come fai tu a capire l'inglese? Semplicemente devi cominciare ad ascoltare l'inglese, se no non lo capirai mai. Non arriverà mai quel giorno misterioso in cui diventerai capace. Senza praticare. Quindi la pratica avviene all'inizio. Ovviamente io consiglio di utilizzare delle tecniche specifiche. Soprattutto i video con i sottotitoli e anche se non capite, anche se non riuscite a capire, è giusto non riuscire a capire, cioè nessuno capisce una lingua che non conosce. Come fate a capire una lingua che non conoscete? Cioè questa è davvero è un non un'ignoranza ma una mancanza di base
del metodo d'apprendimento, di come funziona il nostro cervello, di come si imparano le cose. Questa è una gravissima mancanza, se ci pensate. È come dire, io non so, cioè, se io adesso volessi imparare il polacco, apro un video in polacco, è ovvio che non lo capisco. Ma è ovvio, non ho neanche l'arroganza di dire, ma non lo capisco, non ci provo neanche. No, no, mi devo mettere qui tutti i giorni ad ascoltare questo fottutissimo polacco con i video, con i sottotitoli, tutto bello, e poi un giorno, guarda caso, boom, imparerò il polacco. O comunque lo capirò, poi c'è tutta la parte di riuscire a parlare il polacco. Però prima si parte dalla pratica, anche e soprattutto se non si è capaci, anche e soprattutto se si ha difficoltà, perché questo è il paradosso dell'apprendimento. Che nessuno, per esempio, a me mi ha mai insegnato a scuola, nessuno. Non, queste cose non si insegnano, per esempio, in università. Perché noi diventiamo, la nostra persona impara le cose attraverso la ripetizione, ok? Quindi, per esempio, quando voi andavate alle elementari, come avete fatto a imparare le vostre poesie a memoria? Attraverso la ripetizione, vi mettevate lì mezz'ora al giorno a scuola, a casa con vostra mamma che vi frustava a scrivere la poesia addirittura su una pagina, due pagine, tre pagine, la stessa poesia e poi la ripetete e poi la ripetavate a voce, a mente, a memoria 10 volte al giorno. E così dopo una settimana vi ricordate della poesia anche dopo 10 anni, anche dopo 20 anni vi ricordate di quella poesia oppure le canzoni, no? Magari voi ascoltate sempre la stessa canzone ogni giorno in un modo ripetuto, in lingua italiana, per esempio. Ascoltate, 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 anche utilizzando l'ascolto passivo, senza stare attivamente ad ascoltare ogni singola parola. Per esempio, mentre state guidando, non state dedicando la vostra attenzione ad ascoltare la canzone o ogni singola parola della canzone. State dedicando la vostra energia a guidare la macchina, magari a non morire, a non schiantarvi, a non fare incidenti. Ok, va benissimo. Cosa succede però? Che attraverso la ripetizione, anche in un modo inconscio, anche utilizzando l'ascolto passivo, dopo un po' voi cominciate a canticchiare questa canzone. Dopo un po' voi cominciate a memorizzare il testo della canzone. E paradossalmente questo testo della canzone magari ve lo ricorderete per sempre. Ve lo ricorderete anche dopo 5 anni. È incredibile questa cosa, perché? Perché noi impariamo le cose attraverso la ripetizione. E la ripetizione è la cosa più importante. È la cosa più importante, soprattutto per l'apprendimento della lingua inglese. Se voi non ripetete continuamente ogni giorno informazioni, informazioni praticando la lingua inglese, voi l'inglese non imparerete mai. Dimenticate ogni speranza, dimenticate qualsiasi vostra probabilità misteriosa, mistica. Un giorno parlerete fluentemente l'inglese, no, fino a che voi non praticate l'immersione, fino a che voi soprattutto non ascolterete e non capirete la lingua inglese, questo è il primo passaggio, il primo punto è capire l'inglese. Se tu non capisci una lingua non potrai mai parlarla, è ovvio, cioè è una cosa basilare. Se voi non capite l'inglese come fate a parlarlo? Prima si capisce una lingua, poi la si parla, ok? Questo è. Poi un'altra cosa che volevo dirvi siccome l'argomento del video appunto è come capire l'inglese, voi potete utilizzare, siccome adesso comunque per la situazione esterna a noi dobbiamo restare tanto tempo a casa, potete utilizzare appunto piattaforme come YouTube, potete utilizzare Netflix, potete utilizzare piattaforme di podcast, la radio, anche diciamo risorse gratuite, semplicemente a casa vostra con il vostro computer, con il vostro cellulare, mettete anche in inglese si direbbe in loop, quindi in ripetizione, tutte queste risorse utilizzando anche l'ascolto passivo che vi stavo dicendo. Quindi, mentre magari state cucinando, mettetevi un podcast in inglese, la radio in inglese, anche se non la capite, fa niente. Ascoltatela però, utilizzate una risorsa di un argomento che già padroneggiate l'italiano e un argomento di vostro interesse. È la stessa cosa. È lo stesso principio, lo stesso funzionamento delle pubblicità. Perché le pubblicità funzionano? Perché mentre voi siete in cucina e state cucinando, la televisione è accesa, voi non state dedicando le vostre energie ad ascoltare la televisione. Però, guarda caso, dopo un po' vi ricorderete, comincerete a
memorizzare le parole della pubblicità a memoria, senza ascoltare attivamente la pubblicità, cioè nessuno ascolta attivamente la pubblicità, è tutto ascolto passivo e ripetizione inconscia. Se ci pensate, la stessa cosa in inglese. Se voi cominciate ad ascoltare, a ripetere, a ripetere, a ripetere video, podcast, interviste, documentari, tutte queste cose qui ogni giorno, quante più ore al giorno potete, ok, va bene anche un'ora al giorno, mezz'ora al giorno, l'importante è farlo, farlo, farlo con costanza. Dopo un po', guarda caso, boom, riuscirete a parlare la lingua inglese esattamente come una canzone. Ascoltate una canzone ogni giorno, ogni giorno, ogni giorno, 10 volte. Dopo una settimana, boom, la sapete a memoria e potete cantarla. Magari siete stonati, magari non siete dei bravi cantanti, però riuscirete a cantare. Però il testo lo memorizzerete, ok? E non è un'opinione, non è un forse, è esattamente così. Cioè, com'è che posso dire? Non è che ma forse funzionerà. No, no, è che funziona esattamente così ed è l'unico modo per farlo. Ma perché le persone mi dicono, vabbè Mattia, però non essere così aggressivo, non essere così categorico. No, non è, è proprio così che funziona il nostro cervello. Non mi sto inventando niente. Cioè, riuscite anche voi a immedesimarmi, immedesimarvi, Madonna che parola difficile, immedesimarvi in quello che sto dicendo. Ok, quindi non mi sto inventando assolutamente nulla. È esattamente così che io stesso ho imparato l'inglese, è esattamente così che moltissime altre persone hanno imparato una seconda lingua straniera, non solamente l'inglese, perché il modo, il metodo per imparare una lingua è la stessa, possiamo dire, ok? A meno che non sia, per esempio, una lingua asiatica dove bisogna imparare anche un alfabeto completamente diverso, però il metodo, i principi d'apprendimento per imparare l'inglese sono gli stessi, cioè il metodo è lo stesso che imparare il francese, è lo stesso che imparare l'ungherese, ok? A meno che non abbia un alfabeto diverso, allora lì sono altre casistiche, però qui ragazzi stiamo parlando della lingua inglese, non stiamo parlando di una lingua ebraico antico, stiamo parlando della lingua inglese normale, avete milioni di risorse, davvero non esistono scuse, cioè nel 2020, tra poco 2021, non esistono scuse per non sapere l'inglese. Non esiste, davvero, io mi arrabbio su questa cosa. Ogni volta che io ricevo un messaggio, un commento, un'email, un qualcosa, una persona che si inventa una scusa, magari perché non sa come fare le cose, va benissimo, lo accetto, infatti ci sono persone come me che ti dicono, guarda, tu non sai come imparare l'inglese, io ti spiego esattamente nei dettagli quello che devi fare passo a passo, te lo spiego. C'è il mini corso gratuito, se lo vuoi puoi iscriverti adesso, trovi il link nei commenti, ci sono percorsi a pagamento, puoi prendere delle coach e te lo spiego io nei dettagli, pacifico, in un modo sereno. E allora lì mi va benissimo, ma se poi io faccio questi video, le persone hanno ancora da dire e ancora non fanno le cose, non applicano quello che dico, ancora sono lì a dire, ma io non capisco l'inglese, è difficile, ci ho provato 1.000 volte, ok, prova 1.001, 1.002, 1.003, prova di più, prova ancora, ripeti di più, fallo, impegnati, fai qualcosa, ma fallo adesso, ok? Soprattutto in una lingua inglese dovete svegliarvi, dovete darvi da fare e capire cosa dovete fare. Perché se voi applicate un metodo sbagliato, il risultato non può essere giusto. Questa è un'altra cosa. Va bene ripetere, va bene fare tutto, ascolto passivo, bla 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 bla, applausi. Però poi, se voi applicate un metodo sbagliato, il risultato non può essere giusto. Cioè, se voi andate tutti i giorni a McDonald's e mangiate le patatine fritte con tutte le robe lì untose, non dimagrirete. Non funziona, non potrà mai, cioè non starete mai in salute, non c'è mai riuscito nessuno, è proprio impossibile. Ok, dovete cambiare metodo di dieta e strategia nell'allenamento, dieta e il vostro stile di vita fondamentalmente. Ok, quindi questo è un esempio un po', mi rendo conto, un po' buttato lì così, però è esattamente così che dovete fare. Quindi la prima cosa, se avete difficoltà in inglese e volete capire l'inglese, è innanzitutto capire questi concetti che vi ho detto che sono molto 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 importanti, che sono la base dell'apprendimento. Se ancora voi non sapete queste cose, ma soprattutto se ancora voi non state facendo queste cose, andrete incontro al fallimento totale e completo sempre, da qui a un mese, da un anno, a 3 anni. Fallirete
fallirete miseramente in qualsiasi vostro tentativo. Mi dispiace, io sono una persona molto solidale, sono una persona che sono qui per aiutarvi, non sono qui a prendervi per il culo, non sono qui a prendervi in giro, però io vi metto in guardia, vi dico guarda, ok, tu continua pure a inventarti le scuse, però intanto tu ti inventi le scuse e chi invece segue i nostri percorsi ottiene risultati. Ok, quindi diciamo, va bene, è meglio, dal mio punto di vista, è meglio magari un attimino tirarsi indietro, appiattire quelle che sono le scuse, cambiare un attimino la visione, cambiare un attimino l'approccio, così che anche voi, che anche tu che stai guardando questo video e hai il desiderio ardente di capire l'inglese, se non avresti aperto questo video, almeno penso io comunque, ok? Su questo canale appunto che si chiama Inglese Vincente, parliamo della lingua inglese, metodi di apprendimento, strategia, eccetera, eccetera, tu abbia il desiderio di fare questa cosa. Io insieme all'English Coach siamo qui, solo qui per aiutarti, ok? E faccio questi video, non tutti, ma ogni tanto faccio questi video per animare un po' gli animi, per, diciamo, provocare, per dare una svegliata a tutte quelle persone che realmente sono qui desiderose, hanno voglia di fare, hanno voglia di impegnarsi. Ok? Quindi ragazzi, come sempre, in descrizione c'è il link per accedere al mini corso gratuito. Io vi raccomando di... I recommend you to subscribe right now, ok? Quindi... trovate il link qui sotto il video per iscrivervi al corso gratuito. Trovate il link anche per accedere al Masterpack, che è il nostro corso completo dove è spiegata la strategia per capire e parlare l'inglese in automatico. Vi spiego tantissime cose, tantissimi concetti più approfonditi, più tecnici, se vogliamo. Infine, iscrivetevi al canale, magari lasciate un commento e condividete questi video su Facebook, con i vostri amici, ok? Quindi ragazzi, ci sentiamo al prossimo video e vi auguro una buona serata a tutti quanti, ok? Bye bye!